Amici di Sicurauto, eccoci qui con questa nuova puntata della nostra rubrica Sicurtech. Questa settimana Audi Q2 con motore turbo diesel Common Rail da 190 cavalli, cambio robotizzato a 7 marce e trazione integrale. Vediamo la sospensione posteriore, multilink, vediamo nel dettaglio la leva inferiore, la leva longitudinale e poi la leva denominata fitto sterzo per la convergenza e la leva superiore che serve a mantenere la campanatura. Un altro dettaglio di questa sospensione molto interessante è l'elettrovalvola che va a controllare il flusso d'olio che arriva all'ammortizzatore. In questo modo le sospensioni possono essere regolate con uno smorzamento più soffice e più duro in base al tipo di guida che si vuole adottare. Bene, vediamo la sospensione anteriore. Adesso qui vedete il triangolo inferiore nella soluzione McPherson utilizzata, l'ammortizzatore anche lui vedete qui con l'elettrovalvola e poi la bielletta che collega l'ammortizzatore alla barra tirolio ed infine il tirante dello sterzo che vedete qui. Eccoci qui. Bene, adesso andiamo a vedere il sistema di trazione integrale di questa Audi Q2. Bene, eccoci qui, vediamo il sistema di trazione integrale, vedete dove c'è quella vite giù in fondo, parte l'accoppiamento tra il differenziale anteriore e l'albero di trasmissione che vedete qui, poi viene coperto affinché il calore della linea di scarico non lo raggiunga e poi lo ritroviamo verso la fine della vettura, scorrere quasi parallela alla linea di scarico. E poi qui troviamo un altro giunto e il differenziale di tipo Haldex. Vedete qui la centralina elettronica che decide quando scollegare oppure no il giunto in questione. E qui vediamo il motore elettrico che viene comandato dalla centralina e che quando azionato permette fondamentalmente di trasmettere il moto dalla sala di trasmissione fino al differenziale, quindi fondamentalmente di andare a chiudere a pacco le frizioni che si trovano tra l'albero ed il differenziale. Bene, adesso andiamo a vedere la linea di scarico. Bene, vediamo adesso l'impianto di post-trattamento dei gas di scarico dell'Audi Q2. La vettura ha un sistema misto con doppia valvola EGR, qui vediamo quella di bassa pressione, vedete che va ad occludere il passaggio dei gas di scarico e accoppiato a questa doppia valvola EGR abbiamo anche il sistema di blu, quindi viene ridotto cataliticamente la percentuale di NOx. Bene, per questo è tutto, ci vediamo con la prossima puntata di SicurTech.